Io ringrazio l'Orchestra Filarmonica di Benevento per la qualità delle attività culturali che organizzano. Non parlo solo di questa dove sono io, ma tutto il loro cartellone. C'è stato Stefano Bollani con un mese fa e tantissimi altri artisti. È la quinta volta che suoniamo insieme, sempre il 2 settembre, e mi invitano. Il primo concerto suonammo delle composizioni mie, poi il secondo con Paolo Fresso suonammo gli standard jazz, poi un omaggio a Lucio Dalla, uno a Pino Daniele, è Servitoso, bellissimo, e quest'anno a Lucio Battisti. Poi tra l'altro ci sono degli ospiti d'eccezione quest'anno, c'è Gian Piero Franco, che è un batterista col quale io ho suonato tanti anni, forse uno dei musicisti col quale in tour mi sono fatto più risate in vita mia. Siamo stati nell'Est tanti anni, ha un suono di batteria, una voce di batteria bellissima. Poi c'è Pierluigi Bartolocallo al contrabbasso, e con Pierluigi proprio facemmo il primo tour nel 90, che anni erano? 95. C'è Natalino Marchetti alla fisarmonica, un fisarmonicista al quale sto suonando negli ultimi 2 anni, Strepitoso, un carissimo amico tra l'altro. Poi c'è una voce bellissima che ho conosciuto perché lei collabora, spero collabori ancora, con la banda del Bucò, Giovanna Salvo Rossi. C'è la voce recitante di Donato Zoppo, che è giornalista, scrittore, appassionato e conoscitore di musica. Poi due critico musicale, perfetto. E poi due fuori classe, c'è Federico Califano al sassofono contralto, che suona con i miei colleghi in giro per l'Europa, lo vedo spesso nelle locandine, lo seguo molto, e sta facendo una carriera strepitosa. E poi Giuseppe Capriello, un ragazzino giovanissimo, sta ancora al conservatorio, l'ho ascoltato la prima volta penso un anno fa, un paio d'anni fa, al liceo musicale, che andava a fare lì a tenere la masterclass, invitato appunto da Sergio Casale. E poi dopo mi ha inviato qualche mese fa il suo primo album, una demo, e stavo sul treno, sono saltato in aria per quanto sia migliorato e per la qualità artistica e il bellissimo timbro, la bellissima voce strumentale che ha il tenore. Ecco, interpretare i brani di Battisti, che fanno parte chiaramente dell'antologia della musica italiana, in lettura jazz, è stato complesso, difficile? Insomma, vi siete calati poi in queste composizioni che sono nel cuore di tutti gli italiani? Vabbè, qui il lavoro l'ha fatto il direttore di questa sera e l'arrangiatore, il grandissimo Alessandro Tedesco. Lui è lui che più o meno ha preso le composizioni di Lucio Battista e un po' le ha calate nell'orchestra con stampo giallo, quindi questa, la mano sua ha reso questa speriamo magia. A cosa stai lavorando, Luca, sulla scena internazionale ma anche italiana per quanto riguarda il jazz? Sì, ora ritorno a Petra, non tornavo da un po' di anni, da 4-5 anni, farò un tour a Petra a ottobre, e a novembre registrerò un nuovo mio album all'Auditorium Parco della Musica di Roma.